Adesso facevo una piccola riflessione guardando i ragazzi di ieri, che sono stati piuttosto gentili e disciplinati, e vedendo la differenza con quello che c'è normalmente nelle scuole. Allora, se c'è un insegnante, se c'è qualcuno che parla, che è più grande, che ne sa di più ai fini del gruppo, è ovviamente ben intenzionato, non è egoico, perché se è egoico è una cattiva autorità. Ma se è una buona autorità, affidarsi a un'autorità è egoico o è animico? Detto che è una buona autorità, l'ho detto prima. È certo. E ovviamente ci vuole la capacità di distinguere tra la buona autorità e quella che non lo è. Che è poi la stessa distinzione che dobbiamo saper fare al nostro interno, perché ci sono diverse voci che ci parlano. E se non sappiamo distinguere la voce della buona autorità, che è l'anima, dalle altre autorità che false, vedete che siamo in balia. Allora, noi continuamente nei nostri rapporti siamo portati ad affidarci talvolta all'anima e talvolta all'ego delle altre persone. La stessa cosa avviene al nostro interno. Ecco perché in Oriente la devozione al maestro è così importante. Innanzitutto perché laggiù c'è una cultura del maestro, che in Occidente non c'è. In Occidente un professore di filosofia, che di per sé dovrebbe essere un maestro, perché filosofia vuol dire amore della sapienza, cioè della conoscenza incarnata, quindi dovrebbe essere qualcuno che dedica la sua ricerca, alla ricerca della verità. Però vi potete affidare ai filosofi oggi? Per alcune cose, ma forse per altre no. Perché oggi si può essere eccellenti filosofi e avere un pessimo carattere, cioè essere guidati dall'ego e non dall'anima. Si può essere intellettuali, non animici. Quindi in Occidente non c'è questa cultura della devozione, non c'è anche perché non c'è la cultura dei maestri, non ce n'è più. Io infatti il cambiamento di vita che ho iniziato a fare quando ne ho incontrato uno, fino allora zero, era lo sbando, cioè così, avevo 29 anni, così. Ho incontrato uno, basta, ero perduto. Perduto nelle scissioni egoiche della nostra cultura. Io appartenevo a due mondi, quello della musica e figure dell'altra giurisprudenza. Prova a unirli, non esci più, ne esci vivo, guarda. E questo ritorna al tema della devozione ai maestri. In Oriente è possibile anche perché c'è una cultura del maestro. Oggi stesso questa cultura pare andare in decadenza. Amamrita stessa nel suo libro dice: non è più come un tempo. Oggi un maestro deve conquistare i discepoli, quindi funziona col principio dell'auditel. Vediamo cos'è che funziona, provo questo, provo quello, non quello che è utile, ma quello che quindi i discepoli diventano come degli elettori che hanno in mano il pulsante, questo o quell'altro. Quindi sono in grado di condizionare un maestro, quindi i maestri come fanno a esserci? Capite che è qualcosa che è una corsa al ribasso, perché l'auditel è la peggiore forma possibile di selezione di ciò che è buono. È una corsa verso il basso. Infatti nell'Ottocento molti autori, quando parlavano, pensavano a democrazia, la pensavano come una forma terribile di governo, dove veramente saremmo finiti nel peggio. Avevano torto, perché quello che era prima era ancora peggio. La democrazia è il meno peggio che c'è oggi. Detto questo, quando cominciamo a comprendere una distinzione come ego-anima, non è che si incarna, non si traduce in comportamenti. Perché? Perché immaginate che la nostra rete concettuale si amplia così. Quando diciamo di averla capita, influenza un centesimo della nostra rete concettuale. È solo lì.
Conseguentemente, quando si attivano altre parti, è come tutto come prima. Quindi il grande tema oggi è come si può estendere questa distinzione in ogni parte della rete, in modo che non abbiamo più bisogno di pensare alla distinzione, ma diventa un istinto, come quello di bere quando si ha sete. Ecco, questo è, lo dico perché è importante capire dove ci troviamo e che quindi quello che facciamo qua dentro, tutto quello che facciamo da questa presentazione in poi, è rivolto in questa direzione, a mettersi al servizio dell'anima, che poi è al servizio del divino. E tutti i mistici non fanno che ripeterci di essere al servizio, essere servitori, rinunciare alla propria volontà. Anche qui, quando parliamo di volontà, bisogna distinguere. Perché molte persone hanno tantissima volontà, ma in gran parte egoica. E saper rinunciare alla volontà egoica è molto difficile. Quindi la volontà è una buona cosa? Dipende. Ogni cosa dipende. È impressionante se riflettiamo come una distinzione così chiara, così semplice, è una semplicità di secondo livello, come direbbe Marco Guzzi, non sia la base della filosofia, non sia la base delle conoscenze che vengono insegnate ai bambini all'asilo. Ecco. Questo è il nostro compito come Aleph, prima pulire molto bene il modello in modo che sia trasmissibile in pochissimo tempo, perché è possibile oggi, con i modi che ci sono. Quindi anche la promozione di Aleph, che è necessaria perché questo possa promuoversi questo tipo di pensiero, potrà avvenire con semplicità quando questo modello sarà veramente chiaro e pulito. Prima avremo tutte le obiezioni del mondo che si inseriscono.